Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme la regina dello street food, la crepe alla Nutella. La crepe alla Nutella è ottima in ogni stagione e in ogni momento della giornata. Oggi io vi proporrò la mia ricetta, che è un pochino più leggera perché al posto dell'intera dose di latte io metto metà acqua e metà latte. Ma non vi dico altro, andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti della preparazione delle crepe. Abbiamo bisogno di 3 uova medie, abbiamo bisogno di farina, un pochino di zucchero, olio di mais, vanillina o estratto di vaniglia a vostra scelta, metà quantità di latte e metà quantità di acqua per avere una crepe un pochino più leggera. Qui da parte vedete senza peso un pochino di olio con un tamponcino di carta che ci servirà di volta in volta per ungere la padella. I pesi come al solito li troverete specificati in info box sotto il video. La prima cosa che vado a fare è rompere le uova. Aggiungo subito lo zucchero e l'aroma. Poi aggiungo l'olio. Ora aggiungo un terzo di farina. La farina è già setacciata precedentemente. Adesso aggiungo l'acqua. E la integro alla pastellina. Metto ancora farina. Finisco di mettere il resto della farina. Da ultimo aggiungiamo il latte. E lo incorporiamo gradualmente. E siamo pronti per la cottura.
Io utilizzerò per la cottura una padella antiaderente che vado a mettere immediatamente sul gas e andrò poi, prima di mettere la prima frittatina, ad ungerla con il tamponcino imbevuto di olio. La prima delle nostre crepes. La lasciamo così roteare. E poi non la tocchiamo, la lasciamo cuocere. Vedete, dopo 30-40 secondi cominciano già a formarsi le bolle. Vediamo se è il momento. Sì, vedete? Si stacca benissimo senza averla toccata minimamente. La prendiamo e la giriamo. Vedete che bel punto di doratura? Adesso la lasciamo una quarantina di secondi da questo lato e poi la crepe è pronta. Vedete? Bellissima, quindi possiamo toglierla tranquillamente e trasferirla su un vassoio dove ho messo già un tovagliolo pulito. La mettiamo così e continuiamo la cottura di tutte le altre. Pronta. Leggermente sovrapposta e continuerò il giro. Vedete anche sotto com'è? Deve avere questo punto di doratura. Mi raccomando, non facciamo superare questa colorazione. Anche questa la metto a fianco alle altre e procedo. Le mie crepes sono pronte e sono anche ben raffreddate. Voglio farvi vedere il tipo di crepe che abbiamo ottenuto e la sua flessibilità. Sono veramente crepes meravigliose. E come potete vedere, guardate, per niente unte. Quindi mi raccomando, provate a farle. Adesso andiamo a farcirle. Io le farcisco nel modo più classico e quindi metterò del cioccolato spalmabile alle nocciole. La chiudo. E abbondo mettendo un altro pochino di cioccolato anche all'esterno, così la crepe sarà meravigliosamente ricca ed invitante. La poggio qui sul vassoietto e ne prepariamo subito un'altra dove oltre al cioccolato andremo ad aggiungere anche un elemento croccante, cioè metteremo della granella di nocciole tostate. E anche questa è pronta e ce la mettiamo così sul vassoietto. A questo punto una spolveratina di zucchero a velo
Le mie crepe sono pronte per essere gustate. Le crepe che non ho farcito potrò conservarle in frigo, le metterò su un piatto sovrapposte, coperte da pellicola e potrò mantenerle fino a 2 giorni. Le farcirò soltanto al bisogno. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie crepe al cioccolato siano state di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like. E come di consueto, io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.